Riserva IVA sulle frequenze di Contatto Radio Popolare Network. Seconda parte di Riserva Indie, quella dedicata all'ospite in studio. Un benvenuto ad Alessandro Santoni. Ciao Alessandro. Ciao Maurizio, buonasera a tutti. Come stai? Bentornato a Contatto Radio. La tua terza partecipazione, se non ricordo male. Con tutti i nomi sono... Con i mitici Strange Flowers, le prime due, è uno dei miei gruppi preferiti, te lo dico, ma non per fare il ruffiano, perché sembra che voglio fare il ruffiano, ma lo dico ai nostri ascoltatori, se chiamo gli artisti qua in studio vuol dire che sono artisti che meritano, altrimenti non è che chiamo uno, ecco, magari uno può dire, lo chiami qualcuno perché ti riempi di denaro, ma non succede neppure quello, non succede neppure quello. Devo aumentare la cifra dell'assegno che ho trovato prima, allora. Ecco, ma metti due o tre zeri in più, magari meglio. Ecco, per cui chiamo solo gli artisti che mi piacciono, per cui quando li elogio in diretta è perché sono artisti che apprezzo particolarmente. E io ti ringrazio in diretta. Allora Alessandro, è arrivato il momento anche per te del tuo primo album. Hai visto? Sono molto contento. Anch'io, sì. Erano tanti anni che comunque che anche privatamente in casa mi mettevo a giochicchiare con registrazioni, cose, quando poi alla fine ho detto ma sarà il momento di fissare questo momento in maniera anche un po' più seria e professionale, quindi abbiamo detto facciamolo. Capita spesso che i membri di una band, nel tuo caso gli Strange Flowers, sono tantissimi anni che suonate insieme e sentano l'esigenza poi di avere progetti comunque sì. Paralleli. Ti allontani anche molto dal genere degli Strange Flowers o rimani comunque in ambito Flowers? No, direi che è abbastanza lontano, direi, sì. Comunque, vabbè, anche prima degli Strange Flowers ho avuto collaborazioni con gruppi di tutt'altro genere, cioè, suono da tantissimi anni comunque, quindi è un'esperienza... che avrei fatto comunque, non è che ero che mi sono sentito oddio devo farlo per forza per scappare dal gruppo. Allora andiamo subito a presentare il tuo brano e presentiamo così la tua musica ai nostri ascoltatori. Il primo brano vede la partecipazione di un ospite speciale. Sì, vede una partecipazione di Andrea Appino degli Zen Circus, che si è gentilmente e amichevolmente presentato nello studio. Abbiamo cantato questo pezzo senza averlo mai provato, quindi praticamente un quarto d'ora prima di registrarlo l'abbiamo provato, buona la prima, e chi si è visto si è visto. Allora, ce l'andiamo ad ascoltare, si intitola Ironico. Ironico. Lui è Alessandro Santoni, special guest Andrea Pino dagli Zen Circus. Amica mia, l'oppio dei popoli è morto, mi do
mezzo tra sorriso e la realtà. Ironico è il mio viso, diviso tra sorriso e la realtà. Ironico è il mio viso, diviso tra sorriso. Ironico, questo è Alessandro Santoni, ospite in studio a Riserva Indie questa sera, e adesso anche a te, caro Alessandro, tocca in pasto Francesca. Ah, lei tocca in pasto a me? Sì. Io tocco, o tu tocchi in pasto a me, insomma, vediamo. Allora, Alessandro, ciao. Parlaci un pochino appunto di questa esperienza in studio, di come hai registrato Nulla Park, come esperienza da primo album da solista, insomma, sarà stato diverso anche rispetto agli album in gruppo. Sì. Ah, su quello sicuramente sì. Ho avvertito innanzitutto più una sensazione di instaurare un rapporto d'amicizia con le persone che hanno fatto... che mi hanno aiutato a fare il disco, sia a livello tecnico che proprio anche a livello umano. Diciamo che per molti aspetti è nato anche insieme. Sì, cioè, per alcune cose è nato anche nello studio in cui hai registrato. Come ti sei trovato? Molto bene, anzi. A un certo punto mi sono proprio detto, lasciamo perdere anche alcuni testi che avevo già preparato prima, alcune cose, e rivediamo un po' l'idea con l'attitudine e comunque con la bella situazione che si era creata in quel momento con i due ragazzi che poi presenteremo dopo, di questo studio. E quindi è nata anche proprio una collaborazione. Alcune serate non riuscivamo nemmeno a entrare in studio a registrare, perché finivamo a cena a chiacchierare, a bere sul cosa fare. No, qui facciamola così, cambiamola. Quindi finiva la serata a bere, praticamente una specie di preproduzione però un momentanea, po' molto, sì, contemporanea, così amicale. Ma è stato bello, perché comunque, oltre a essere contento anche appunto del disco, sono stato contento anche proprio dell'aria, della situazione, dell'atmosfera che si è creata anche. E beh, questo penso che abbia inciso molto sia nella canzone che abbiamo appena ascoltato, ma penso anche nelle canzoni, insomma, un po' di tutto Nulla Park. Si è nato un po' così anche in maniera estemporanea all'interno dello studio, in una produzione così un po' free come si suol dire, così, in maniera molto giovane. Vabbè, non tutto, è comunque un non buon tutto, 40%, certo. È stato fatto così. È una buona percentuale, suppongo, no? Allora, è uno spread molto... esatto. Giusto in tema lo spread. Allora, cosa ci ascoltiamo adesso? Fenice, vedo sulla nostra... Fenice Anarchica, sì. Ecco, di cosa parla questo brano? Allora, inizialmente era nata come una voglia di cambiamento mia, comunque personale, di tante cose, non di una cosa specifica. E poi, naturalmente, comunque a modo suo, si è allineata con l'andamento comunque del mondo e del nostro paese, e quindi infatti si sentiranno anche delle frasi che parlano di fisco, di freschezza, dell'umanità, quindi di questi potenti che si divertono con le minorenni, di gente che va a Sharm el Sheikh che pensa di fare la vacanza figa, in realtà va a fare niente praticamente. Quindi si è evoluta questa canzone con questa voglia di cambiamento, sia personale che anche di quello che ci gira intorno, nazionale anche. Allora, ce l'ascoltiamo, Fenice Anarchica, lui è Alessandro Santoni. Estive abbronzatura.
sia Sharm el Sheikh. Puttane, gigolo e cheesecake. La stagione della Fenice Anarchica, lui è Alessandro Santoni, ospite questa sera a Riserva Indie per presentare Nulla Park, il suo primissimo album. Allora Alessandro, parliamo un po' dei tuoi testi e del fatto di cantare in italiano. È semplice scrivere in italiano su una base rock? No, non tanto per la metrica, quanto anche per come sistemare, anche per dare un senso magari a una frase e non usare parole troppo scontate. Infatti in qualche pezzo ci sono anche dei neologismi. Infatti se ti sei accorto c'era autunnalità, che credo non esista. Autunnalismo. No, non è per niente facile, perché comunque con l'inglese spesso finisce con consonanti o comunque con parole tagliate, quindi è più facile da sistemare in un ritmo rock. Guarda, parlavo proprio sabato con la cantante degli Ovo, che è una band indie italiana ormai a livello internazionale, e diceva che lei ha inventato praticamente un suo linguaggio quando canta, per cui la gente pensa che lei stia cantando o in italiano o in inglese o in qualche altra lingua, mentre invece tutte le parole, mi ha detto, sono totalmente inventate. Ma spesso quando ci si trova in difficoltà con la lingua italiana, tanti cantanti, anche non rock italiani, ma soprattutto rock, hanno usato il cut-up, no? Quindi praticamente scrivevano un testo, lo tagliavano e quando non funzionava una parola ne mettevano una che funzionava, però magari la frase perdeva il senso, insomma, cose così. No, non è per niente facile. Hai intenzione di fare qualche brano anche in inglese, di giocarti la carta anche dell'inglese? Ce n'è uno, sì, che abbiamo scelto. Oltre alle cover, poi hai anche un paio di cover molto belle, tra l'altro, non banali. Grazie. Assolutamente non banali. Oltre alla cover, oh sì, buonanotte, oltre ai pezzi in italiano ce n'è uno in inglese, che abbiamo deciso io e Colin Pilkington, che appunto sarebbe il fonico e produttore di questo studio. Abbiamo deciso di mantenere questo pezzo in inglese, perché comunque il disco girerà anche all'estero, quindi America, infatti è stato masterizzato in America, poi ne parleremo. America, Inghilterra, insomma, paesi anglofoni per ora. Bene, il brano invece che ci andiamo ad ascoltare adesso, Assurdità, è un brano assolutamente in italiano. Sì, questo sì. Di cosa parla? Di cosa parla? Di cose assurde. Un leggero sospetto mi era venuto. Non ho capito la domanda. Allora, intanto colgo l'occasione, prima di ascoltare il brano, per salutare una cara ascoltatrice di Milano. Un saluto e un abbraccio a Monica. E adesso ci ascoltiamo Alessandro Santoni, questa è Assurdità. Ah, 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 ah.
ci amari, scopo sulla luna con te. Sette nani, scambi pari, cogli la mela con me. Odiare l'amore, spogliare Biancaneve, avere sangue al collo per un bacio lieve. Voglio sane cucinare piatti déjà vu, la ricetta della vita la sai solo tu. Voglio solo assurdità, quando sono meglio della realtà. Sono meglio della realtà. Ah 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 ah, assurdità. Ah 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 ah, assurdità. Finale un po' zappiano, lo stavamo dicendo fuori onda, Alessandro. Zappiano e delle storie tese, ci sono sì un po' di riferimenti, Elio, Frank Zappa, insomma è una canzone molto assurda, come giustamente ci avevi detto prima di ascoltarla. Allora, palla a Francesca, a te Alessandro. Aiuto! Ma perché tutti hanno paura di me? Ma io non lo so veramente. Temono le tue domande. Mamma mia, come si fa? No, tra l'altro, a proposito di assurdità, mi dicevi prima che nella canzone c'è una registrazione che era in studio, cioè a microfono aperto, mentre voi parlavate con i ragazzi dello studio, probabilmente. No, lui era Colin, appunto, il fonico, che tra l'altro ha suonato il pianoforte in questo pezzo, tra l'altro. Facevo caso al pianoforte anche, che non avevo sentito prima. Sì, come ti dicevo prima... capitava a volte che durante la seduta di registrazioni finivamo a raccontarci aneddoti, oppure lui, pazzo furioso, che non conoscendomi ancora molto bene all'epoca, mi diceva: ma come mai delle assurdità? E partiva tipo un monologo di tre quarti d'ora. E quindi avete pensato bene di inserirlo all'interno della canzone, che messi, comunque assurdità ci sta benissimo. Ci siamo accorti perché per caso appunto era rimasto acceso il microfono mentre parlavamo e ha preso questo dialogo che comunque durava appunto 40 minuti. E abbiamo detto: cazzo, no, il microfono acceso. L'abbiamo riascoltata e l'abbiamo messa dentro.
Giustissimo. Senti, invece volevo chiederti, a livello musicale, quali sono più o meno i tuoi ascolti, quali frequentazioni di live, qualcosa così in generale, sul tuo background? Ma i miei ascolti sono abbastanza vari. Sono sempre, fin da piccolo, sempre ascoltato di tutto, partendo dal rock degli anni 60, 70, anche lì molto vario. David Bowie, Frank Zappa, King Crimson, Beatles, Stones, i soliti. E poi negli anni mi sono rovinato con magari con i gruppi che sono arrivati dopo, Nirvana, Green Day, questa roba qui. E ora sì, non dire così. No, perché cito sempre mio padre che dice: cazzo, quando eri piccolo ascoltavi la musica, ora ascolti queste stronzate. E poi ora invece ascolto anche magari gruppi sconosciuti, mi piace spulciare anche su YouTube o sui siti anche di gruppi soprattutto italiani, perché mi piace vedere dove stiamo navigando anche nella musica, e quindi ascolto qualsiasi cosa senza distinzione di genere. Ovviamente Mari Apicella e Gigi D'Alessio no, però vabbè. No, Tiziano Ferro sì. Tiziano Ferro. Guarda, anche prima qui fuori. Beh, mi piace questa cosa che comunque spulci nella musica italiana, tra l'altro qua Riserva Indie, quale posto migliore per dire una cosa del genere, tra l'altro. E poi comunque da artista italiano è giusto conoscere un po', insomma, qual è l'ambiente in cui ci si muove. E i live invece? Live, quello che capita. Ti fai tutti i concertini nei vari club? Sì, spesso sì. Soprattutto in questi ultimi anni a Pisa, che è abbastanza rinata, ci sono tanti localini che aprono anche via via, gruppi, concerti, eventi. Sì, cose grosse invece no, concerti proprio grossi, di gruppi storici, il gruppone è tanto che non lo vedo, però magari meglio così, insomma. Dici? Sì, dai. Se lo dici tu. Facciamo una domanda alla Marzullo: qual è il concerto che vorresti vedere di un gruppo grosso prima di morire? Prima di morire è inquietante. Alla Marzullo. Ma di gruppi anche che non esistono più o di gruppi che esistono ancora? Esistono, quindi un concerto vero? Qualcosa, sì. Non lo so. No, davvero, non lo so. Non mi viene in mente ora. Più o meno quello che mi piaceva vedere l'ho visto di cose grosse. Quindi non... Allora facci un nome che rivedresti tra quelli che hai già visto. David Bowie o i Rolling Stones. Vabbè, insomma. Grossi nomi, Riserva Indie. Allora, ascoltiamoci adesso Rolling. You Got Me Rolling. Che è il pezzo in inglese di cui parlavamo prima. Che ricorda un po' il titolo anche di una canzone di Rolling Stones. Esatto, You Got The Move. Allora, ce l'ascoltiamo. Allora, lui è Alessandro Santoni. You're up and running to stay.
Alessandro Santoni in uno dei brani in inglese del suo primo album Nulla Parca. Dicevamo fuori onda che hai suonato tutti gli strumenti del tuo album. Sì. E non è una cosa da poco. Quasi tutti. Quasi tutti, sì. Cosa manca? L'appello? Mi dicevi solo all'appello, il piano. L'appello sì, c'è qualche intervento di pianoforte che ha fatto Colin. E poi ci sono delle percussioni del batterista degli Strange Flowers, Gabriele, è ex batterista, e comunque poi tutto il resto, no, tutto il resto l'ho fatto io. Senza correzioni, quindi con tutte anche gli errori, le schifezze lasciate lì. Dove hai registrato il tutto? Parliamo un po' della registrazione. Mi hai detto che il disco nasce qui, però poi dopo viene mixato a New York. Il disco è nato a casa mia. Proprio in casa? Proprio in casa, sì, in cucina. Cucinavo e è uscito il disco. Riunione di condominio per protestare su questa cosa. E poi, come si diceva prima, è nato anche in questo studio che si chiama Lizard Lounge, studio a San Giuliano Terme, in provincia di Pisa. E l'ho registrato lì, mixato lì, e poi è stato masterizzato allo studio Beat 360 di New York, da Oliver Hammett. Ecco, come sei venuto in contatto con lo studio newyorkese? Tramite Colin, che è il fonico dello studio di Pisa, che era praticamente in contatto con questo studio. Gli abbiamo mandato il disco e ci hanno detto va bene, lo facciamo. Come si lavora in America? Non so, non ci sono stato. Stavi raccontando credo bene. Prima che una cosa piuttosto, cioè, ti correggono addirittura. Sì, devo dire che fanno più attenzione magari negli studi di mastering qui in Italia, che tu li mandi, paghi, vai, ritiri il pacco. Noi abbiamo avuto anche uno scambio di email con il ragazzo, con Olli da New York, che ci diceva: guarda, magari così come ora suona bene, però non è omogeneo con l'altro pezzo, correggiamo un basso, delle frequenze basse di qui, degli alti di là. Quindi sono stati anche abbastanza attenti a rendere tutto molto omologato. Bene, allora io direi di ascoltarci ancora un altro brano. Continuiamo con l'ascolto di Nulla Park. Questa è Gatta? La gatta nera. La gatta nera, perché tu ci hai messo i titoli solo una parte del titolo, perché ogni volta... Perché tu hai i file che sono direttamente i file del master originale, arrivati via internet, quindi c'hai il titolo tagliato. Esatto. La gatta nera. La gatta nera di cosa parla questo brano? Ma ne parliamo dopo. Ne parliamo dopo. Intanto ascoltiamocelo. Gatta nera, lui è Alessandro Santoni. Gatta nera.
Gatta Nera, Alessandro Santoni, ospite questa sera a Riserva Indie. Vi ricordo ancora, ci state ascoltando sulle frequenze di Contatto Radio Popolare Network, e se è domenica sera e siete collegati tra le 21 e le 22.30, ci state ascoltando su radiodimensioneweb.net. E un grande saluto anche agli ascoltatori di questa web radio. La palla ancora a Francesca. Sì, eccoci. Allora, Gatta Nera, sentivo le citazioni di Loretta Goggi, come dicevo prima, maledetta primavera. Ma che fretta c'era. Ma che fretta c'era, esatto. Senti, ascoltando appunto questi 4-5 brani che abbiamo ascoltato, noto che spazi molto anche fra i generi, cioè forse anche per come è nato il disco, parlavamo prima, un po' così estemporaneo, però è difficile etichettare sotto un unico genere musicale. Sì. Perché è nato anche in base al modo, come dicevamo prima, che ho anch'io di ascoltare la musica, che è molto vario, molto schizofrenico. Nella stessa giornata posso ascoltarti i Beatles e subito dopo Frank Zappa e poi Nirvana e poi Gaber. Quindi anche nella fase di composizione non sto tanto a badare se sto facendo un pezzo rock piuttosto che dark anni 80 o che funky. Faccio quello che mi viene, quindi il flusso artistico quello che mi trasmette qualcosa quando lo ascolto e quando lo suono, non faccio distinzione, quindi non mi pongo problemi di identità. Ecco, okay. Appunto, secondo te questo continuo variare significa, come dire, molti dicono che è un problema di identità perché uno non ha un'identità, ecco, secondo te questo è vero? Ma è una scusa. È una scusa. Che usano perché magari non sanno fare altro. Non sanno etichettarti e quindi non sanno bene dove ti possono incasellare, no. Quindi dicono, no, ma non c'è personalità. Ma non credo proprio. Ma sono perfettamente d'accordo con te, perché sì, infatti, vengo da questo problema. Sì, me lo dicono spesso anche a me, ma appunto credo che sia perché non ci sia ancora questa moda di tu fai rock, tu fai punk, tu fai funk, tu fai metal e tu fai, che ne so, beat. No, e tutti bisogna essere incasellati in un genere. Invece, non so, da parte mia non sento e non ce l'ho questa esigenza. Anche perché comunque... sì, nella musica soprattutto, ma anche in qualsiasi altra cosa, più le cose sono contaminate, più si confrontano tra loro e più si evolvono, no? Certo. Il DNA stesso, sai, se non si mischia con altri DNA, muore, né? Certo. Bello questa citazione anche di genetica all'interno della musica, ci mancava qua a Riserva Indie, oramai abbiamo abbattuto anche questa barriera, oserei dire. Allora, invece continuiamo ad ascoltare l'album di Alessandro Santoni, adesso Leccami, mancherà un pezzo sicuro. Non diciamo cosa. Leccami l'anima, brano che sicuramente non vorrai presentare, andiamo subito ad ascoltare. O questa volta hai invece da dire qualcosa... È un anche questo, come Fenice Anarchica e come La Gatta Nera, sono comunque nati in fasi di voglia di appunto di chiamiamola evoluzione, chiamiamola di cambiamento, chiamiamola di cose che ci stavano strette. Quindi è un appello a me stesso o anche alle persone che non si sentono bene, non si trovano bene in tante situazioni, di lasciarsi anche andare, quindi no, è un misto di anche non un modo volgare di vedere certe cose, però di unire passionalità e mentalità. Bene, direi di ascoltarcelo allora. Leccami l'anima, lui Alessandro Santoni.
Seccami l'anima, Alessandro Santoni in studio a Riserva Indie sulle frequenze di Contatto Radio per presentare il suo nuovissimo album, il suo primo album, vero Alessandro? Esatto. Allora Alessandro, parliamo un po' anche delle tue collaborazioni, sappiamo degli Strange Flowers, tornerete in studio, per cui tornerai anche tu, credo il 17 gennaio. Sì, sì. O giù di lì, so che avete una data alla Spezia, per cui prima verrete a fare un po' di promozione sia alla data che all'album qua in studio. Però so che recentemente hai collaborato con Andrea Carboni. Anche, sì, sì. Sì, sì. Ecco, sei informato. Sappiamo tutto qua, sappiamo tutto. Sì, ho collaborato con lui come, possiamo dire, batterista, percussionista, sì. Voleva, anche lui sta portando in giro il suo disco solista e abbiamo parlato, ci siamo conosciuti e mi ha chiesto appunto di aiutarlo con le parti percussive e stiamo girando quindi in due. È un progetto molto interessante. Ecco, non ti ho visto al Cage sul palco con lui. Al Cage al palco con lui credo sia stata per un motivo organizzativo. Organizzativo. Infatti, non so, secondo me ne ha risentito un po' l'esibizione, ti ricordi, te lo dissi. È vero, subito. Sì, è vero, sì, sì. eravamo insieme. Ma lì non lo so, va. Si può parlare liberamente. Si può parlare liberamente. Puoi lì dire c'è qualcosa. Stato proprio un diktat, credo, di Dente stesso, del suo manager, che ha detto... chitarra veloce, via, quattro pezzi e fuori dei coglioni. Qualcosa di simile comunque. Per cui ecco il motivo. L'esibizione effettivamente è sembrata un po'... Non era semplice per lui stare da solo sul palco con tutte quelle basi. Poi con quel palco che comunque non è nemmeno piccino. Non è esatto. Piccolo. Però secondo me ha fatto la sua porca figura Andrea lì. Sì, sì. Allora, a parte Andrea, ci sono altre collaborazioni? Hai suonato in qualche altro disco? Stai portando avanti altri progetti con altri artisti? Per ora no, per ora sto lavorando già a un altro disco mio. Cioè, a un altro disco, comunque a canzoni nuove, quindi... Perché se vado avanti di questo passo sarà un triplo, quindi mi devo... ammazzatemi prima. Anche perché, ricordiamolo, questo disco non è ancora nei negozi. Questo disco no, non è ancora nei negozi. Sono arrivati i master ora da poco e la stamperia, i tempi, i vari... che girano intorno a un presentare un disco, poi comunque sarà distribuito sempre in autonomia. Per il prossimo lavoro ho sto valutando delle varie proposte, vediamo quella che mi costa meno. Per cui lo troveremo soprattutto nei concerti, alla fine dei concerti. Online e ai concerti, sì, sì. Bene, allora ci avviciniamo alla chiusura della trasmissione, per cui direi di accelerare i tempi con i brani, ne ascoltiamo ancora almeno altri due. Stai con lei. Okay. Questo brano è una ballata? Questa è una ballata, sì, che è un... c'è un, diciamo, una citazione, un omaggio musicale ai Pink Floyd a un certo punto. Ed è una canzone, anche questa, come quasi tutte, è nata... il testo è nato su un argomento che poi si è evoluto. Quindi era nato principalmente per una storia finita, quindi come per dire, quando ami veramente lasciala andare... Qui si cade davvero, stiamo cadendo nel Gigi D'Alessiano. Il famoso momento Maria De Filippi. Il famoso momento Maria De Filippi, temuto da tutti gli ascoltatori. Mi sento un po' Gigi in questo momento. Stai con lei e poi torniamo qua in diretta per i saluti, ovviamente per sentire ancora Francesca. È come quando spalanchi una porta, come aprire una finestra al sole, come una rosa morta, è il profumo che non muore, come l'alba dopo il buio, come la mente senza Dio, come una droga che non fa male, come un'assuefazione mentale. È una voce che grida chi sei, e se non puoi farne a meno, stai con me.
e quando scoppia torna libera. È una barca nel liquido amniotico e se sai dove porta, stai con me, 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 stai con me. Siamo entrati sulla coda dell'assolo di Stai con lei, Alessandro Santoni. Alessandro, siamo quasi in chiusura di trasmissione. Vorrei che ricordassi ai nostri ascoltatori i siti e i riferimenti per mettersi in contatto con te. I siti sono il mio Facebook, Alessandro Santoni, poi c'è il MySpace, che è sempre Alessandro Santoni, e su SoundCloud ci sono da poco, quindi basta digitare www.soundcloud.com e digitare Alessandro Santoni ed escono tutte le canzoni anche no, scaricabili, non credo, però comunque da poter far girare sulle proprie pagine. Bene, allora ti lascio tra le mani di Francesca. Sei tu che mi presenti così, allora. No, parliamo sempre un pochino dei progetti, come delle cose che incombenti, cioè ci sono dei concerti, dei live che hai già in programma, oppure è una cosa a cui devi ancora, insomma, pensare più, cioè più che altro provare, cioè, ecco. Perché come appunto il disco l'ho registrato da solo, ma è ecco, da portare in giro chitarrina e voce, che, ho dei musicisti e inizieremo delle prove a breve e... quindi poi incastrandomi con i vari live di altri progetti. Sarà la prima volta che comunque ti canti come, cioè sei il cantante, il frontman del gruppo? No, ho già fatto altre cose in passato. Come, sì. Cioè, come diciamo come frontman, quindi sì, non, negli anni non c'è l'impatto no, della novità. No, metà anni 90 ho avuto un gruppo mio dove cantavo io, suonavo la batteria e cantavo addirittura. Ah, infatti così. Mi alzavo piegato in due con lo stomaco rovinato. E poi ho fatto cose mie da solo... sempre fine anni 90 così. No, non ho la paura del palco. Ah, va bene, allora a posto. Cioè, stiamo parlando di metà anni 90, io ero piccola, quindi che parlo a io fare? Ero già grande. Allora, siamo in coda di trasmissione, Francesca. Salutiamo il nostro pubblico, salutiamo Alessandro, lo ringraziamo per essere stato ospite. Gli diamo un arrivederci a gennaio quando tornerà con gli Strange Flowers e magari la copia fisica anche del tuo CD. Sicuramente. Che ci teniamo ad avere perché custodiamo gelosamente ogni copia degli artisti che vengono nostri ospiti.
Allora, vi diamo appuntamento per la replica sabato dalle, dalle 16 alle 17.30 e la domenica sempre su radiodimensioneweb.net. A te Alessandro. Il pezzo con cui chiudiamo? Esatto, che è Mattina, però io lascio la palla a Francesca per il saluto finale, Francesca. Va bene, allora noi salutiamo tutti i nostri radioascoltatori, salutiamo Alessandro e ciao Alessandro. Buonasera a voi. Presentiamo Mattina su Marte. Sì, presentalo tu. Sì, Mattina su Marte è una questa canzone è nata da un sogno dove vede come ospite Louisa Riddiford, che ha partecipato anche scrivendo il testo in francese che sentirete verso la fine. Perfetto. Quindi buon ascolto con questo sogno psichedelico, pazzoide, schizofrenico e assurdo. Grazie allora ad Alessandro Santoni, ci sentiamo lunedì. Ciao a tutti. Ciao.